Dopo le primarie del centro-sinistra vinte da Sandra Volpe lo scorso 3 marzo, la campagna elettorale a Trezzano sul Naviglio entra nel vivo con la presentazione ufficiale del candidato del centro-destra. Si tratta di Giuseppe Morandi, classe 1980, e sarà l'uomo scelto da Fratelli d'Italia per guidare il comune di Trezzano sul Naviglio. Sposato e con un figlio, l'aspirante primo cittadino è un tributarista, professore ed esperto di amministrazione pubblica ed è pronto a lanciare la sua sfida al centro-sinistra con una ricetta semplice fatta, come dice, di pochi ingredienti. Sono un tributarista e ho dato la mia disponibilità per candidarmi a sindaco di Trezzano sul Naviglio perché è la città dove sono nato, dove sono vissuto e dove ho mosso i primi passi nella società civile e nel mondo del lavoro. Credo che l'attuale amministrazione di centro-sinistra non abbia centrato gli obiettivi che si era data e soprattutto non lascerà alla nostra Trezzano nulla che si potrà ricordare per questa amministrazione passata. Competenza, capacità e amore per il territorio dove è nato, così si presenta Morandi. Il candidato ha profonde radici nel territorio di Trezzano, radici rese ancora più solidi dalle origini agricole della sua famiglia. Un attaccamento che culmina oggi a 43 anni con la decisione di servire il suo territorio, provando a cambiare la gestione dell'amministrazione, che a suo parere va rivoluzionata in toto. Il programma che stiamo predisponendo con i partiti del centrodestra prevede sia interventi di ordinaria manutenzione e per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi dei cittadini, ma anche dei progetti a più ampio respiro che siano progettati per più anni e per più legislature che risolveranno i grandi problemi che affliggono la nostra città, come la risoluzione del traffico, quindi l'attraversamento nord-sud del territorio comunale della città, oppure la rivoluzione totale dell'urbanistica della città per l'eliminazione della commistione edilizia residenziale e edilizia industriale.